Uno scontro al calor bianco, quasi un antipasto della campagna elettorale, quello andato in scena al Teatro di Pietrasanta in occasione del Consiglio Comunale sull'inquinamento dell'acquedotto. L'ex sindaco Massimo Mallegni entra in scena a l'una di notte e l'atmosfera si scalda subito. Ecco il saluto che fa all'attuale primo cittadino Domenico Lombardi. Io non avevo previsto di intervenire, ma siccome, caro sindaco, te perdi sempre l'occasione per star zitto, allora mi costringi a farlo. Mallegni difende l'acquisto delle ex miniere Edem, deciso dal comune quando lui era sindaco. Erano d'accordo anche i consiglieri di centrosinistra, dice, quindi adesso è assurdo criticare quella mossa. Poi, aggiunge, io stesso presentai un piano per la bonifica del sito, ma non mi venne finanziato dalla regione. Quindi, siccome mi vuoi trascinare su questo discorso e mi parli del 2000, caro sindaco, io non ho problemi a misurarmi con te su questo e su altro, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Quindi non fare il furbo con me e non fare il furbo con la gente di Pietrasanta, perché noi ti abbiamo e ti conosciamo benissimo. Mallegni dice anche che il comune ha gestito male l'emergenza mediatica dell'inquinamento, che adesso rischia di danneggiare la città anche sotto l'aspetto turistico. E poi un nuovo duro attacco a Lombardi. Serve che la politica, perché è quella che regola, vi piaccia, ci piaccia o no, è quella che regola il corso degli eventi, è la politica, faccia le cose, si assuma le responsabilità, argomento a te sconosciuto, e attormento a te sconosciuto, perché la parola responsabilità corre da una parte e te corri a gambe levate dall'altra, come al solito. Dopo è il turno di Lombardi ad attaccare, con Mallegni che torna a sedersi in platea. Prima dice che l'acquisto delle ex miniere è stata una mossa scellerata, anche se ad approvarla sono stati alcuni consiglieri di centrosinistra. Poi accusa l'amministrazione Mallegni di non aver speso un euro dopo l'acquisto per migliorare la situazione delle miniere. Questi sono i fatti, questi sono i fatti. Caro Massimo, non è nulla, ti dico io cosa ho fatto, te lo dico ora io, con i fatti e non col documentino. Hai capito? Perché se te lo bocciano il documento, rivai in regione e gli dici io devo mettere in sicurezza questa cosa. E perché l'hai acquistato senza capire quanto ti costava la sicurezza? Altro che 1,4 milioni, si parla di 8-10 milioni. Hai capito, caro Massimo? Le novelline le racconti a chi ti pare. Lombardi poi snocciola tutti i provvedimenti adottati dalla sua amministrazione a difesa dell'ambiente e dà la buonanotte così al suo avversario di sempre. Assumiti le tue responsabilità, hai capito? Anziché fare fumogeno, illuminiamo il nostro futuro, illumina te stesso. Andiamo avanti.